Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, una stagione estiva ormai in archivio, una stagione autunnale che può riservare grandi soddisfazioni per il turismo bellunese. Allora, noi per saperne di più abbiamo invitato e ringraziamo per essere intervenuto nei nostri studi Michele Nenz, vice direttore Coldiretti Belluno. Ciao Michele, Ciao buongiorno. Claudio, ciao a Allora, tutti. la stagione estiva, allora, anzitutto Coldiretti Belluno, quanti associati per far capire ai nostri telespettatori la portata, diciamo così, della vostra associazione? Diciamo così che noi rappresentiamo circa il 70% delle aziende agricole di questa provincia, iscritte sono circa un migliaio di aziende agricole con aziende poi agrituristiche che raggiungono il numero di circa 1200. Ecco, quindi 1200 aziende agricole, hai parlato di agriturismo e aziende agricole, quindi gli agriturismi in quota, si va verso la fine chiaramente, ormai c'è la smonticazione, le mucche, gli animali sono ritornati a valle, per quanto riguarda invece le aziende agricole di minor quota, cioè Valbelluna, Feltrino, Alpago, è questa una stagione anche per il turismo? Cioè l'attività agricola si collega con il turismo, Michele? Beh, certamente l'autunno, Claudio, è il periodo della raccolta, no? Quindi in agricoltura comunque è il periodo dei frutti, è il periodo delle castagne, è il periodo della raccolta, anche del mais, per dire, ma anche delle mele, di quant'altro. Quindi è il periodo delle feste, se ci pensiamo alla valorizzazione che anche in tutta la Valbelluna è stata data per quanto riguarda appunto i prodotti tipici. Quindi è sicuramente il periodo più interessante per visitare proprio la Valbelluna. È un periodo in cui magari i lavori agricoli si rallentano, ma c'è la possibilità di avere giornate dedicate, diciamo così, al turismo più lento e al turismo della degustazione. Ecco, turismo della degustazione, sono circa 80, se la memoria non mi inganna, gli agriturismi della provincia di Belluno. È questo uno sviluppo anche dell'agricoltore, cioè andare verso un'attività di ristorazione o ricettiva all'interno della propria azienda agricola? Ci vedete dentro in questa possibilità? Sai, l'agriturismo è stata la possibilità data alle aziende agricole perché prima di tutto gli agriturismi sono e devono essere aziende agricole, quindi devono produrre una parte del cibo che mettono poi sul piatto o comunque devono essere posizionate all'interno di un'azienda agricola. Ovviamente è quella forma di diversificazione dell'attività che ha permesso anche di mantenere in alcuni casi proprio l'attività agricola e di dare un reddito alle famiglie. Come diciamo così, concetto generale è quello proprio di dare da lavorare ai componenti della famiglia, dell'agricoltore per permettere anche ai giovani di rimanere, di innovare all'interno dell'azienda, magari dei genitori o degli zii. Sicuramente l'attività agrituristica ha subito negli anni un'evoluzione che va anche a rispondere alle esigenze che il nuovo turista ha e quindi le aziende agricole che non fanno soltanto l'alloggio banalmente o la ristorazione, ma che inseriscono nella loro offerta anche l'esperienza. Mi viene a dire Certo. cosa molto importante in questo momento è rispondere all'aspetto esperienziale, quindi far Certo. vivere veramente il turista un momento della lavorazione, un momento della vita dell'agricoltore, quella diciamo così capacità di rendere partecipe l'ospite alla vita dell'agricoltore stesso. Ecco, ci parlavi quindi esperienza, la stagione estiva è andata in archivio con ottimi risultati per quanto riguarda gli agriturismi, specie per il turismo estero. Allora, anche per l'autunno ci sono delle possibilità, al di là di un turismo più di prossimità del Veneto, è proprio dell'esperienza, come dici te, per le nostre aziende agricole legate anche al settore agrituristico. Ma diciamo così che ci sono delle aziende che si sono in questi anni specializzate, ecco, nel senso che ci vuole anche una certa disponibilità da parte dell'imprenditore o della sua famiglia di creare pacchetti e quant'altro. Noi abbiamo delle aziende agricole, e agrituristiche, ma che offrono anche settimanalmente delle offerte, diciamo così, delle offerte, delle proposte adesso banalmente racconto l'aspetto della raccolta, no? La raccolta della frutta che Sì. alcune aziende offrono, oppure la possibilità di vedere come vengono lavorate le piante officinali, come possono essere raccolte e utilizzate magari in vari ambiti. Sono tutti laboratori che gli imprenditori agricoli o i loro familiari sono in grado di proporre. Mi viene in mente che d'estate le malghe, in molti casi
consorzi turistici ci sono rivolti proprio ai nostri imprenditori per creare momenti nel quali si potesse svolgere la mungitura, no? Far vedere al turista la mungitura. Chiaro. Piuttosto che la trasformazione del latte, cose che sono nel DNA dell'agricoltore, che mai avremmo pensato di dover spiegare e raccontare, ma che invece rappresentano assolutamente delle esperienze di successo che qualificano anche l'offerta turistica di questa provincia. Ecco, ma Michele, una curiosità, l'agricoltore e quindi diventare un vero e proprio imprenditore turistico, non c'è il rischio di snaturare un pochettino, tu parlavi molte aziende familiari, e allargare, diciamo così, l'impresa anche nel settore della ricettività o della ristorazione agrituristica? C'è un rischio un pochettino di snaturare questa identità anche nell'esperienza, magari se entrasse l'automazione, se entrasse la tecnologia, come vedi questo aspetto? Diciamo così, l'innovazione all'interno dell'azienda può essere una innovazione, diciamo così, di carattere digitale, no? Alcune aziende lo hanno fatto, parliamo delle aziende agricole non legate magari agli aspetti turistici, però in quegli ambiti in cui diciamo così, il contesto lo permette, io vedo uno stretto legame tra quello che è l'imprenditore agricolo e il turista, il cliente, diciamo così, che frequenta le nostre aree. Perché? Perché ovviamente la nostra produzione, la produzione della provincia di Belluno è una produzione estremamente di nicchia, che ha dei costi molto elevati anche di produzione che non sempre il mercato è in grado di remunerare. Per questo è necessario arrivare direttamente al consumatore finale, per questo probabilmente quel giusto prezzo con quella vendita del prodotto direttamente al consumatore riesce a saltare dei passaggi della filiera. Certo. E quindi a valorizzare di più il poco prodotto che l'imprenditore agricolo è in grado di fare. È l'esempio delle malghe, le malghe non potrebbero competere a livello, diciamo così, locale se quel prodotto andasse venduto magari alla grande distribuzione, perché inevitabilmente ci sarebbero dei costi aggiuntivi nella fase distributiva e via dicendo. Invece rappresentano una peculiarità importante e permettono che quei pochi quantitativi di latte e di formaggio che vengono trasformati di avere un alto valore aggiunto e quindi di permettere anche la continuità dell'azienda e una remunerazione tale per cui l'azienda riesce a rimanere in piedi e a rappresentare anche un presidio di quell'area. Sì, certo. In alcuni casi si è detto, no, ma i rifugi, le malghe vanno in contrasto. In verità non vanno assolutamente in contrasto, sono posizionati anche in, certo, luoghi diversi rispetto alla montagna. In ogni settore aiutano comunque a mantenere il territorio, no? I rifugi a garantire un presidio per, certo, per gli alpinisti, gli escursionisti, e le malghe per mantenere anche i pascoli, i prati, che non è poco questo, perché il bosco avanza sempre di più. E quindi, non dimentichiamoci che le malghe sono state sono contesti nei quali l'uomo è sempre intervenuto, nel senso che per creare quei pascoli lì probabilmente si è tolto il bosco, i nostri nonni, i nostri avi hanno utilizzato quelle risorse naturali che c'erano per creare, diciamo così, le malghe. Oggi rappresentano un patrimonio di biodiversità che andrebbe valorizzato ancora di più rispetto a come siamo abituati a farlo, no? Vedendole soltanto come un luogo magari da raggiungere, eccetera. Oggi rappresentano veramente, per il contesto ambientale e per le peculiarità che hanno, un esempio. E sarebbe, diciamo così, corretto portarle proprio all'attenzione anche turistica, insomma, con un progetto dedicato. Ecco, un progetto dedicato. Appunto, i nostri agricoltori, è in crescita quindi la richiesta del turismo, ma come fare per far vedere le proprie attività, ovvero per pubblicizzarle in maniera adeguata? Allora, in questo contesto, con la promozione del territorio, dialogate magari con gli enti preposti, penso alla DMO, penso ai consorzi turistici, c'è un rapporto in questo, Michele? Sì, allora, diciamo così, due livelli, un livello diciamo così locale, nel quale le aziende agricole, agrituristiche che fanno turismo e che si occupano di turismo molto spesso fanno parte dei consorzi turistici, quindi questo è già un aspetto molto, molto interessante e molto importante. L'aspetto successivo invece è che le associazioni che rappresentano gli agricoltori, col diretti in primis Terra Nostra come associazione agrituristica, dialoga ed è presente all'interno della DMO. Con DMO stiamo ragionando su progettualità specifiche proprio per quel comparto dell'enogastronomia che rappresenta uno dei settori, non dico tralasciati, ma che sui quali probabilmente dobbiamo investire maggiormente e per i quali dovremmo magari anche
definire effettivamente un target, no? Il target magari non dell'alpinista, come dicevi tu prima, ma del fruitore, delle famiglie, certo, di chi può arrivare fino a determinate quote o comunque a determinati, e che ha necessità di arrivare e trovare magari un ambiente che diciamo così soddisfi quelle che sono le loro esigenze senza dover andare chissà dove. E Michele, un'ultima domanda: il turista è sempre più esigente, però quindi l'imprenditore agricolo, la formazione, penso agli agri-chef per quanto riguarda gli agriturismi, ma credo anche per garantire questa forma di turismo esperienziale serve però un'adeguata formazione. Sicuramente Claudio, noi abbiamo una necessità importante che per esempio insomma, stiamo cercando di colmare, che è quella per esempio di favorire la conoscenza delle lingue straniere. Abbiamo un gap importante da colmare. Gli imprenditori agricoli molto spesso siamo alla seconda, terza generazione di agriturismi e oggi abbiamo comunque degli imprenditori formati anche in questo contesto, però sempre di più dobbiamo andare effettivamente a guardare un turista secondo me di eccellenza. Noi siamo una provincia che ha ancora delle peculiarità, guardo a quello che dice sempre DMO, gli studi che ha fatto DMO, noi abbiamo quella, diciamo così, autenticità, che è uno dei temi più importanti, e credo che il mondo agricolo proprio con l'autenticità rappresenti il valore principale, quindi quell'autenticità dobbiamo tenerla bella in alto, bella evidente, e arrivare a non snaturare quell'autenticità, ma nello stesso tempo guardare a un turista che apprezza i nostri valori e le nostre competenze, la nostra cultura, le nostre tradizioni, e rivolgersi a loro, non a un turismo di massa che probabilmente, certo, viene soltanto per sfruttare o comunque per visitare senza lasciare nulla sul territorio. Michele, ti ringraziamo molto per le utili informazioni che ci hai dato, allora auguriamo buon lavoro a te e a tutti gli amici di Coldiretti Belluno. Grazie a Michele Nenz. Grazie a Claudio. E nel ringraziare Simone Trollotta alla regia, l'appuntamento è rinnovato alla settimana prossima per un altro numero di Dolomiti Turismo.